Ciao a tutti i lettori di Techno.tv, io sono Matteo Padini e benvenuti nella mia recensione del Huawei P8 Lite. Esteticamente questo telefono è veramente bello, infatti è circondato da una cornice di alluminio e il retro è fatto in plastica però ha una texture di alluminio satinata che lo rende veramente, veramente gradevole alla visione e in, in generale è un telefono squadrato, la mia è la versione bianca ma è presente anche in nero. Sulla parte destra possiamo trovare una, il bilanciare del volume, il tasto d'accensione e spegnimento che sono entrambi con texture diverse ma anche delle forme leggermente diverse sui bordi così da essere molto ben riconosciuti. Appena sotto questi due pulsanti possiamo trovare due scomparti, uno per la microSD che può essere utilizzato anche come ehm, seconda SIM se si vuole rinunciare allo spazio inspendibile poi l'altro spazio è dedicato ovviamente alla microSIM. Sul lato sinistro non troviamo niente perché è vuoto, invece in alto possiamo trovare il jack da 3.5 per le cuffie e in basso possiamo trovare il, uh, la porta da micro USB che essendo un telefono uscito in questi, insomma, queste settimane uh, forse era meglio se inserivano direttamente una porta USB Type-C, però uh, vabbè c'è un micro USB e è normale. Questo telefono è ovviamente dotato di Wi-Fi, e Bluetooth e poi anche di uh, NFC che per un telefono di questa fascia può essere una cosa molto buona perché non tutti ce l'hanno. Io non ho avuto modo di provarlo ma potrete utilizzarlo con tutti i dispositivi che vorrete come cuffie e se in Italia arriva anche uh, Android Pay. Uh, inoltre uh, supporta reti 4G LTE e questo ha avuto modo di provarle qua sto card sono una bomba perché... Va veloce da Dio e in Italia, eh, nella mia città, non ci sono ancora. Lo schermo di questo dispositivo è da 5 pollici e è in HD, non ha una densità di pixel quindi troppo elevata. però eh, mi ha veramente subito in termini di colori, eh, angoli di visuale e soprattutto la luminosità, che penso sia una delle migliori che ho mai trovato su tutti gli dispositivi che ho provato, essendo che uh, la sera non dà fastidio quando viene abbassata al minimo e uh, si può vedere benissimo anche alla luce del sole. L'unica pecca che ho trovato in termini di luminosità dello schermo è il sensore che a volte sembra un po' addormentato nel cambiare automaticamente l'impostazione, quando magari si cambia ambiente. Uh, parliamo di prestazioni di questo dispositivo che grazie allo schermo non con una risoluzione troppo elevata non ha assolutamente nessun problema a far girare tutto senza impuntamenti il processore che c'è sotto questa scocca è un iSilicon Kirin 620 che è un attacco da 1.2 Ghz, poi dispone di 2GB di RAM e 8GB di memoria interna i 2GB di RAM ovviamente aiutano molto all'interno del multitasking e soprattutto con applicazioni mal ottimizzate come possiamo vedere Whatsapp e altre applicazioni ho, ho provato inoltre questo dispositivo con diversi titoli eh, in reparto gaming alcuni leggeri come Grossi Road e mh, uh, altri titoli e anche alcuni pesanti come può essere Badland ma anche uh, Real Racing 3 e anche con setaggi elevati non ho mai trovato nessun impuntamento quindi in questo senso sono eh, veramente veramente stupito da questo dispositivo Uh, passiamo al uh, reparto audio, uh, dove possiamo trovare una cassa sulla parte uh, inferiore dello, del telefono insieme al microfono. Questa cassa, sia in viva voce nelle chiamate che ad ascoltare musica, sarà molto, molto buona perché riprodurrà tutta la musica a un livello anche abbastanza elevato senza distorgere in alcun modo il suono. Infatti, anche durante le chiamate, questo telefono è molto buono in entrambi gli altoparlanti, sia quello vicino all'orecchio che quello che ho appena descritto. E anche la ricezione di questo telefono non è affatto male. Infatti, non mi sono mai trovato a dover cercare campo perché non, non l'ho mai perso. Anche l'audio in guffia di questo dispositivo è molto buono, probabilmente per l'equalizzatore interno, che non è eh, purtroppo eh, personalizzabile, però già funziona molto bene, da, come, da quello che ho riscontrato. La UI di questo dispositivo, ovvero anche il sistema operativo, è Android 5.1 Lollipop e possiamo trovare una versione molto modificata che si chiama il mio Wii è UI e eh, Mushroom UI sopra questo dispositivo che um, darà, vi darà un launcher molto simile a quello dell'Apple ovvero senza un rover delle applicazioni a me non è piaciuto molto questo um, launcher quindi ho installato un nuovo launcher però in, in generale la, la UI è disegnata in modo molto molto bello uh, non, non segue le linee del material design ma segue comunque delle linee minimal come design a me Personalmente è piaciuto però probabilmente non a tutti gli amanti del material design piacerà come è fatto questo dispositivo all'interno. Purtroppo uh, però la Huawei non è aperta al mondo del modding e quindi non potrete installare il ROM di terze parti come può essere una CianogenMod o una Paranoid Android. All'interno di questa UI troverete anche alcune applicazioni veramente, veramente utili, come ad esempio un Clean Master già integrato, eh, un'applicazione per poter contattare l'assistenza EuroAway, che mi è sembrata una cosa veramente buona da eh, inserire all'interno. E... Uh, vabbè ovviamente il meteo e altre applicazioni uh, un'altra applicazione che mi è piaciuta molto oltre a queste qua è stata l'applicazione della fotocamera che è veramente comoda da utilizzare Tut si trovano tutte le impostazioni eh, in modo molto facile e intuitivo in parlando di fotocamera questo telefono dispone di un sensore da 13 megapixel nella parte posteriore che funziona bene quando ci sono situazioni di luce normale mentre quando si va nella in condizioni di luce un po' scarse e eh, non funziona così tanto bene ovviamente però io ho notato che non ci saranno mai delle foto troppo mosse perché cerca di um, mandare l'isola al massimo e tenere la velocità di scatto uh, abbastanza uh, veloce quindi troverete delle immagini con magari uh, grana però um, non mosse quindi sempre guardabili però la grana sarà abbastanza elevata mentre con condizioni di luce molto buone come ho appunto detto, eh, e con anche l'HDR, farà delle foto che mi hanno veramente soddisfatto. Anche i video che può girare sono in 1080p a 30 frame al secondo e non li ho trovati il massimo perché in molti dei casi sembrano dei 700. p 720p ehm, scalati a 1080. La fotocamera frontale invece presenta un sensore da 5 megapixel che vi permetterà di fare tutti i selfie che volete eh, in modo abbastanza buono, con una qualità decente. Poi all'interno della fotocamera, eh, oltre a anche la funzione time-lapse, ci sarà la funzione bellezza che vi metterà una specie di trucco virtuale sopra ehm, per farvi sembrare la pelle più bella e vi farà queste. Farà fare questi selfie fantastici uh, da mandare alle vostre amiche e da pubblicare su Instagram per ricevere tutti i like che vorrete. Passiamo all'ultimo punto di questo dispositivo che sarebbe la batteria, che è ovviamente, come tutti sappiamo, uno degli aspetti più contro controversi negli ultimi smartphone che sono usciti. Uh, questo telefono presenta una batteria da 2200 mAh, che sembra poco e può essere poco ma eh, in realtà questo telefono vi porterà fino a sera perché la, il, il sistema operativo è veramente ben ottimizzato da quello che ho visto e quindi con un utilizzo medio vi porterà eh, senza problemi intorno alle 9, 10, anche 11 di sera mentre con un utilizzo medio elevato e elevato vi porterà nel tardo pomeriggio eh, una volta ho dovuto metterlo in carica verso le 7 di sera, 6, 6 di sera quando magari ho giocato veramente tanto oppure ho avuto una giornata eh, lavorativa abbastanza pesante quindi tra chiamate, mail, eccetera e alla fine mi ha portato alle 7 di sera per questa recensione è tutto, se vi, mi state chiedendo se vi consiglio questo dispositivo assolutamente sì ma solamente se non siete amanti di Android Stock nel senso che proprio volete andare in stock o niente perché questo dispositivo non vi potrà uh, regalare questa esperienza eh, io vi ringrazio per la visione di questo video vi invito a mettere un mi piace o non mi piace rispetto a come l'avete trovato e anche a, a lasciare un commento qua sotto se pensate di comprare questo dispositivo o avete altre Uh, altre magari idee su un dispositivo intorno a questa fascia di prezzo. Uh, I link di tutto quello che ho parlato li potete trovare in descrizione insieme al link della musica che ho utilizzato per questo video. Se volete vedere che cos'ho su questo telefono, potete andare sempre in descrizione, ci sarà un link al video, a un video su, sul mio canale personale dove che sarà un WhatsApp iPhone, quindi potrete vedere che applicazioni utilizzo tutti i giorni. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!